Ok, Battery Day ragazzi, è qualche tempo che ci stiamo portando dietro questo annuncio e ancora la fatidica data per questo benedetto Battery Day non si è vista. Elon Musk però si è sbottonato qua e là su Twitter anche con dichiarazioni diciamo molto particolari. Sappiamo poi di alcuni acquisti di nuove società, reclutamenti in tema batterie e altre cosette sfiziose, ma quindi cosa ci aspetta da questo Battery Day? Ve lo racconto con questo nuovo video. Io sono Matteo Valenza, godetevi lo spettacolo. Vogliamo lasciarvi le notizie più eccitanti per il Battery Day e ce ne saranno tante da dire e credo che sarà uno dei giorni più eccitanti nella storia di Tesla. È così che Elon Musk in aprile, in occasione della chiusura del primo quarto di Tesla Motors, si sbottonò parlando del Battery Day e qualche mese dopo aggiunse: "Gentaglia del Battery Day, aspettate quel giorno perché vi farà esplodere il cervello. Il mio è già esploso." Ovviamente, date le aspettative che Elon sta creando, molto abilmente, devo dire come sempre, tra l'altro, il Battery Day non sarà un giorno dove sentiremo parlare solo di numeri, di profitti e azioni, eccetera. Sentiremo e toccheremo con mano i nuovi prodotti e ci sarà veramente da rimanere a bocca aperta. Molta gente sta parlando di cosa si potrebbe vedere durante questo evento, ad esempio la batteria da 1 terawatt. O il rilascio di robotaxi capace di guidare autonomamente per milioni di miglia per anni, grazie a una batteria appunto da 1 milione di miglia. Ma secondo me non finisce qui. Non è la batteria da 1 milione di miglia la sola cosa che verrà presentata durante il Battery Day. Ci sono alcuni esperti, ad esempio Ross Thyssen, che pensano che Tesla possa fare concorrenza alle aziende che vendono corrente. Perché se creassero veramente una batteria capace di caricarsi e scaricarsi milioni o miliardi di volte, senza degradarsi, con la tecnologia V2G, quindi Vehicle to Grid, Tesla potrebbe virtualmente accumulare l'energia nelle auto e rilasciarla al bisogno. Prima di andare nel dettaglio di tutte queste informazioni, ti chiedo di ricordarti a fine video di iscriverti al canale e di lasciare un like, mi aiuterà a crescere. Crescere come è cresciuta Tesla. Pensate che all'inizio Tesla ha lavorato con Panasonic per la creazione delle batterie al litio, che oggi sono nelle nostre auto. Perché Tesla ha sempre voluto concentrarsi solo sul fare automobili, motori elettrici, eccetera. Ha lasciato fare le batterie a Panasonic perché Panasonic lo sa fare bene. Non per niente oggi una Tesla è l'auto elettrica per eccellenza. Ma negli anni ha acquisito una base solida e una conoscenza sulle batterie non indifferente, lavorando appunto a stretto contatto con gli ingegneri Panasonic. Per aiutarsi poi ha anche acquistato Maxwell e Ibar, che al tempo si disse che si trattò solo di un acquisto per dei brevetti, ma le mire di Tesla erano chiare sin da subito, ci sarebbe però voluto del tempo. Oggi crediamo con convinzione che Tesla sia in grado di costruire le sue batterie invece di affidarsi ad altri e la cosa sarà molto interessante. Circa un mese fa sul sito di Tesla sono stati pubblicati 3 nuovi annunci di lavoro e guarda caso tutti relativi ad un lavoro che ha a che fare con le batterie. Coincidenze? Io non credo. E poi non è che fossero stati, diciamo, cauti nello scrivere l'annuncio, tutt'altro, cercavano ingegneri per la catena di montaggio delle celle delle batterie. Più di così, ragazzi, cosa vi devo dire? Ormai è palese. Ad avvalorare la mia tesi ci ha pensato qualche giorno dopo la sudcoreana Hanwha Corporation, che ha annunciato la firma di un contratto con Tesla per fornire materiale e macchinari per poter assemblare le batterie. Ma perché scoprire le carte così presto? Quindi prima del tanto atteso Battery Day? Ma diciamo che il Battery Day doveva arrivare ad aprile, ma a causa virus, ancora oggi, che siamo ai primi di giugno, non si sa nulla di quando si terrà questo Battery Day. Probabilmente la società coreana aveva firmato un patto di non divulgazione, che aveva validità fino ad aprile, quindi poi si sa, quando ci sono di mezzo questi accordi, il valore delle azioni delle aziende partner lievitano e quindi è probabile che l'annuncio dell'azienda coreana avesse l'intenzione di far aumentare un po' la fiducia degli azionisti. Questa è un'ipotesi, diciamo. Quindi ragazzi, facciamo un passettino indietro. Metabolizziamo la notizia. Tesla si sta costruendo da sola le batterie, nelle stesse Gigafactory dove sta costruendo le sue auto. Finalmente ha tutto il pacchetto completo e sappiamo bene che Tesla si costruisce anche plastiche, sedili,
vernice alle pelli, si occupa di tutto a 360 gradi e avere anche le batterie e fare veramente tombola. Tesla non dovrà più fare affidamento ad altri per costruire e vendere le sue automobili. Ma avete presente cosa è riuscito a fare Elon Musk? Nessuna azienda car maker può dire di avere una verticale e capillare integrazione di questo tipo. È probabile che Elon stia aspettando di avere una catena di montaggio completamente funzionante e affidabile prima di organizzare il Battery Day. Perché vi ricordate il casino pazzesco che successe con Model 3? L'annuncio fu fatto troppo presto e la fabbrica non riusciva a stare al passo con gli ordini e Tesla ha rischiato la bancarotta. Ha rischiato veramente tanto. A confronto con le altre case automobilistiche, Tesla però è abituata a mostrare vere auto pronte per essere prodotte in serie, non fotografie o bozzetti o business plan, auto capaci già di essere guidate direttamente la sera della presentazione. Pensiamo al Cybertruck o alla nuova Roadster, alla Model Y o anche alla Model 3. Quindi pensateci, Tesla entra in un nuovo mercato, il mercato delle batterie. Un mercato che evolve alla velocità della luce e saranno degli anni molto duri per tutti gli altri costruttori. Dovranno scoprire tutte le loro carte più buone e addirittura tirare fuori gli assi dalla manica. E cosa vuol dire per noi consumatori? Guerra! Avremo batterie più rapide a caricarsi, più durature, più leggere, non solo per le automobili ma per tutto. Tesla non rimarrà ferma con una tecnologia, se innoverà anche solo un quarto di quello che ha innovato nel mondo delle automobili ne vedremo veramente delle belle. Ma non finisce qui, ancora una volta siamo di fronte ad un cambiamento epocale per le batterie. Elon Musk ha dichiarato infatti che la Gigafactory ormai non dovrebbe più essere chiamata Giga, ma Tera. Quindi Tera Factory. E da questo commento sono uscite tantissime indiscrezioni, diciamo una indiscrezione più accreditata mi ha fatto pensare che probabilmente sarebbe veramente così. Allora, noi sappiamo che Tesla lo scorso anno ha acquistato Maxwell. Bene, Maxwell ha inventato e brevettato un metodo per creare batterie asciutte. Oggi la creazione di batterie è molto lunga e occupa anche tanto spazio, perché le batterie devono essere lasciate ad asciugare prima di essere assemblate. Quindi diciamola così, molto semplicemente per far capire a tutti. Quindi le aziende consumano energia per asciugare le batterie più velocemente ed è un meccanismo anche non sicuro perché ci lavora. Quindi ci sono delle severe misure di sicurezza e quindi i tempi sono lunghissimi eccetera. Con la tecnologia di Maxwell si andrebbe ad eliminare questo passaggio perché tutto sarebbe già asciutto e pronto per essere assemblato e voilà. Ecco perché Tera Factory, perché la quantità di batterie assemblate in un giorno sarebbe nettamente maggiore con costi inferiori. Oltretutto il solvente utilizzato per la creazione della batteria è altamente tossico, quindi bisogna manovrarlo con molta cura ed è anche la parte che fa degradare le batterie oggigiorno, quindi eliminando dall'equazione quella parte, quel solvente, dovremmo avere batterie che si degradano molto ma molto meno. Con questo tipo di tecnologia non sarà più necessario impostare limiti alla batteria per non rovinarla, quindi si potrà portare tutti i giorni al 100% senza avere nessun tipo di problema. Si potrà guidare fino allo 0% sempre con l'assoluta certezza che la batteria non subirà alcun danno. Questa è vera rivoluzione. Batterie più facili da costruire, più leggere, più sicure per l'ambiente, meno spazio necessario in fabbrica, meno dipendenti necessario per la creazione e la supervisione dei lavori, batterie più performanti, più profitto per l'azienda e di conseguenza anche un abbassamento dei prezzi. Oltretutto avremo la possibilità di usare sempre tutta la batteria senza preoccuparci di nulla, quindi avremo più range a disposizione. Il passo successivo che poi vedremo, ma che è anch'esso altamente probabile, che faccia capolino durante il Battery Day, è appunto una batteria più capiente, perché avendo risolto il problema del litio, del liquido e del peso, potremmo avere nella stessa form factor una batteria con più kilowattora, ma con la stessa dimensione. Sarà possibile quindi comprare una nuova batteria, sostituirla all'attuale, e si crede che questa modalità sia possibile farla già con gli ultimi modelli. Ultimamente poi sono trapelate anche indiscrezioni sul fatto che Tesla stia lavorando al V2G, quindi alla tecnologia del Vehicle to Grid, capace di scambiare energia tra la batteria e la rete. Oggi lo scambio è a senso unico, cioè la batteria si ricarica prelevando energia dalla rete, il contatore di casa ad esempio. Con il V2G la rete, ossia casa vostra, potrebbe richiedere energia dall'auto che è collegata in garage. Potreste scaldare i quattro salti in padella Findus con il vostro piano di induzione in cucina, grazie alla vostra auto elettrica parcheggiata in garage. Detta così sembra stupida come cosa, ma pensate alle enormi potenzialità che potrebbe avere questa tecnologia. Non ci sarebbe più un blackout. L'auto
Potrebbe essere usata anche per alimentare, ad esempio, la vostra tenda durante un campeggio, o potrebbe anche ricaricare una batteria di un'altra auto rimasta a secco. Le applicazioni sono veramente infinite. Per ora l'unico connettore capace di sfruttare questa tecnologia è la CHAdeMO e Nissan ha già dotato le sue auto di questo connettore, che però purtroppo non è lo standard europeo. Al momento lo standard europeo è il CCS2 Combo, anche superiore se devo dire la mia, e sembra che da uno studio italiano sia possibile avere la ricarica bidirezionale anche con questo connettore. Un mese e mezzo fa, infatti, sono partiti i primi studi a tal proposito. Direi che il Battery Day sarà una giornata memorabile se tutte queste mie congetture saranno vere, ragazzi. Ne vedremo veramente delle belle e tutti i produttori di auto elettriche avranno giorni difficili, molto difficili. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, aiuterà altri come te interessati al mondo di Tesla di auto elettrica a trovare questo video. Se non lo hai già fatto, iscriviti al canale, se lo fai sei un grande. Se vuoi continuare la discussione, lascia pure un commento qui sotto, sarò felice di risponderti. Se hai bisogno di aiuto, iscriviti al canale Telegram che trovi qui. Siamo il più grande gruppo di Tesla e di auto elettriche in Italia e veramente ci sono persone molto molto competenti ed è anche divertente. Se poi ancora non hai acquistato una nuova Tesla, fallo utilizzando il mio codice amico, avrai 1500 km gratuiti di ricarica al supercharger. E oggi che anche Tesla Model X e Model S hanno i supercharger a pagamento, diventa interessante. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie per essere stati con me. Stay tuned.